Bene, iniziamo. Buonasera e benvenuti all'Unione Femminile a questo secondo incontro in ciclo che si intitola appunto Come costruire la pace. Ecco, viviamo una situazione diciamo di grande inquietudine per la guerra che è quella, la guerra in Ucraina, l'assedio che l'Ucraina sta vivendo e siamo tutti solidali con l'Ucraina. Però appunto diciamo noi siamo per la pace e quindi vorremmo che tutti quanti, al di là di Facebook, delle pagine Facebook in cui appunto ognuno si esprima, si riuscisse a creare diciamo un movimento pacifista e si riuscisse a discutere di pace. Grazie. Sì, solo 2 minuti per dare appunto la cornice di questo ciclo. Il ciclo si inserisce nel progetto Nei libri c'è la vita, che è un progetto di enciclopedia delle donne, che auspicabilmente è rivolto ai giovani e alle giovani, purtroppo questa sera non molto rappresentati, ma magari collegati in streaming, speriamo di sì. E che ha proprio diciamo, l'obiettivo di valorizzare il pensiero e la scrittura delle donne. Su questo tema della pace, quando abbiamo cominciato a progettarlo insieme a Cettina Brigadeci con l'Unione Femminile, ci siamo rese conto che era proprio un bisogno di questo momento portare alla luce le scritture e i pensieri delle donne che hanno scritto e pensato sulla pace. Sono scritture e pensieri di una pace e del costruire la pace in modo molto concreto, cioè con la propria azione, con i propri pensieri, con la propria critica dell'illogicità della guerra. E questo verrà molto evidente non solo dagli interventi appunto delle nostre splendide relatrici, ma anche dalle letture che verranno fatte dalla nostra lettrice, Giorgia Favotti, qui con noi, che appunto leggerà dei brani che le relatrici hanno scelto e che vedrete che danno proprio degli strumenti per costruire la pace, degli strumenti che dovrebbero essere acquisiti da tutti quelli che stanno lavorando a trovare una soluzione a questa guerra come a tutte le guerre. Quindi adesso do la parola a Bruna Bianchi e vi ringrazio. Dati i problemi tecnici che abbiamo riscontrato nel corso dell'incontro in diretta, abbiamo registrato successivamente questo intervento. Prego, Bruna. Allora, grazie innanzitutto di questo invito, grazie dell'iniziativa e anche grazie per avermi dato l'opportunità, ecco, con questa registrazione di ritornare sul mio intervento. L'incontro verteva un po' principalmente sul congresso dell'AIA del 1915, ciò che l'aveva preceduto e le sue conseguenze, i suoi effetti e il pensiero di Jane Addams. Io vorrei non fare una premessa storica, ma semplicemente rifarmi e citare un'autrice che è stata dell'Ottocento, Frederica Bremer, la cosiddetta scrittrice Jane Austen di Svezia, che è stata riscoperta nel 1915, proprio alle soglie del congresso dell'AIA e poi ancora dalla Women's International League for Peace and Freedom nel 1924. Ecco, Federica Bremer, nasce nel 1801, muore nel 1865. Il suo pensiero sociale, il suo pensiero pacifista, il suo pensiero ecologico, traggono, alimento dal suo cristianesimo radicale. Io la ricordo, per il suo progetto, il suo appello del 1854 alle donne del mondo perché formino un'associazione per la pace. Questo progetto, che era anche scritto abbastanza nel dettaglio,
E quindi non vi sto a raccontare, dato il tempo che è molto poco, ma insomma lei in pratica prevedeva che al primo momento le organizzazioni filantropiche assistenziali delle donne si organizzassero capitale per capitale, paese per paese, e per formare un'organizzazione internazionale. Quindi nel 1888, quando si forma la prima organizzazione femminile nazionale, viene ricordata, e siamo nel 1915 e poi ancora, dicevo, nel 1924. In questo appello Friederike Brehmer scriveva: uniamo le nostre mani intorno al mondo e abbracciamolo come se fosse un bambino. Questa idea del cerchio, dell'abbraccio, e poi insomma vedremo che avrà i suoi riflessi nei movimenti femminili delle donne. Nel 1924 Jane Addams ricorderà Friederike Brehmer, ricorderà Friederike Brehmer come diciamo, una precursora della Women's International League for Peace and Freedom. Passando a Jane Addams, quindi al grande evento del 1915, vorrei soffermarmi sull'interpretazione che Jane Addams ha dato di questo grande convegno. L'interpretazione che lei dà è che le donne convenute all'AIA erano spinte da una grande forza morale e erano giunte all'AIA in nome, ecco, della vita, dell'amore per la vita. Questo tema della rivolta morale e della forza morale, che per Addams è alla base di ogni mutamento, verrà ripreso costantemente. Jane Addams paragonerà le donne convenute all'AIA alla forza morale di Luca Bori, quella setta religiosa che ricevette nel 1899 i diritti d'autore di Tolstoi e con questi poterono emigrare in Canada perché perseguitati, poiché i Duco Bori era il loro capo. Ecco, nel 1895 i Duco Bori simbolicamente bruciarono tutti i fucili che la loro comunità aveva per difesa personale, eccetera, e si rifiutarono di il servizio militare. Tolstoi li aiutò, entrò in contatto con il capo di Duco Bori, e poi scrisse Resurrezione, che è l'ultimo suo romanzo, perché aveva ripudiato la letteratura Tolstoi, diede i diritti d'autore ai Duco Bori perché potessero emigrare in Canada. Come arrivare a Jane Addams? Jane Addams era stata a Yasnaya Paliana a incontrare Tolstoi, si confrontò col pensiero di Tolstoi tutta la vita, Romain Rolland la chiamò una vera tolstoiana. Rimase qualcosa di questi diritti di autore e vennero dati a Hull House, gestiti poi da Jane Addams, e lei disse: non avrei mai potuto utilizzare questo denaro se non per alleviare la povertà più abietta. E lei paragona le donne ai Duco Bori, alle dichiarazioni che fecero ai tribunali in Russia,
uno di loro disse: se per voi giudice non è venuto il momento di opporsi e di parlare ad alta voce, per me è venuto. E così le donne erano come i Ducaboli, per cui era per loro era venuto il momento. La convinzione di Jane Addams è che una minoranza animata da principali può condurre al mutamento sociale e al mutamento politico. Questa idea della rivolta morale, che l'unica, diciamo, che può davvero cambiare le cose, le viene anche, viene espresso anche in questo discorso alla Carnegie Hall del 9 luglio del 1915. In cui appunto lei sente più che ascolta, lei sente anche nelle donne patriottiche, nei soldati che visita, dalle dichiarazioni delle infermiere, che anche se non espressa c'è questa rivolta morale, c'è la guerra tradisce le fonti dell'esistenza, le vere fonti dell'esistenza, e anche le persone che sono per la guerra ma sentono una lacerazione interiore. Questa è la profonda convinzione di Jane Addams, scusami ma... la profonda convinzione di Jane Addams a proposito, diciamo, dell'organizzazione dei movimenti femminili. In questo momento così drammatico, in cui però le donne, i movimenti delle donne fanno fatica a prendere la parola, mi sono chiesta questa... quanto ha contato nel passato, negli anni, io parlerò solo degli anni brevemente, solo degli anni 60 e 70, primi anni 80, cosa ha contato questa, era presente questa rivolta morale nella, non solo nei movimenti, ma nella spinta poi che ha portato alla crescita dei movimenti, e a me pare proprio di sì. Vorrei fare alcuni esempi. 1961, nasce questo movimento importante delle Women Strike for Peace. Primo novembre, come nasce, ecco, questo movimento? L'animatrice, non voglio dire le leader perché è una non organizzazione, le Women Strike for Peace, ma colei che ha promosso, diciamo, ecco, ha promosso il movimento, ha scritto: la mia, ha dichiarato, insomma, Dagmar Wilson, era una disegnatrice, illustratrice di libri per bambini. La mia, le Women Strike for Peace sono nate da una mia personale indignazione. Dicevo, il primo novembre 1961, migliaia di donne in 60 città degli Stati Uniti scesero in sciopero contro le sperimentazioni nucleari. Nasce così la Women Strike for Peace, che era la cui promotrice era Dagmar Wilson, e lei affermò che il movimento era nato da un suo moto di indignazione, da una sua rivolta morale nei confronti di un episodio, l'arresto dell'anziano Bertrand Russell, perché protestava contro, diciamo, contro il nucleare. Qui diciamo, nasce questo grande movimento, che diventa presto un movimento internazionale, che prende contatti con le donne americane, che si reca nel 62, nel 63 a Ginevra per fare pressione sui capi di Stato affinché cessino le sperimentazioni. E nel 1963 il segretario delle Nazioni Unite
1947 riconosce il contributo delle donne, delle Women Strike for Peace, per, nel raggiungimento dell'accordo parziale, della convenzione parziale che limitava le sperimentazioni. Il movimento poi si allarga, include anche la questione razziale, poi diciamo il Vietnam. Ma visto che il tempo è poco, mi soffermo su un altro evento qui. Siamo nel 1980-1981, che è la grande manifestazione delle donne al Pentagono. Questa è molto nota, avviene il 17 novembre 1980, quando migliaia di donne si recano a Washington per manifestare contro le centrali nucleari, la guerra, i danni causati alla vita sulla Terra e per affermare la giustizia sociale. Questo documento importante è il frutto della collaborazione di moltissime donne, è stato un lavoro di elaborazione diciamo, molto lungo e complesso, ma possiamo dire che non c'è questione che non sia considerata in relazione con le altre, no? Quindi questa consapevolezza che tutte le forme di dominio sulla terra, sulle donne, gli esseri umani sono intrecciate. Come avviene, questo è interessante vedere, osservare come viene programmata, come viene gestita questa manifestazione. Allora, alla manifestazione collaborò un gruppo, il Bread and Puppet Theater. Vi erano quattro enormi manichini, due enormi manichini, uno nero, uno rosso, uno giallo e uno bianco, che rappresentavano rispettivamente il lutto, la rabbia, la consapevolezza di sé e la sfida. La manifestazione inizia con le donne che nel giardino, diciamo, di fronte, nel prato di fronte al Pentagono, piantano dei cartelli che sono poi delle tombe, no? Quindi il cimitero, il lutto. E questi cartelli, ad esempio, dicono per la donna ignota, per le vittime di Love Canal, dell'avvelenamento di quella zona. Per le donne, per le donne vietnamite che mio figlio ha ucciso. Poi naturalmente entrano in scena gli altri manichini. Quello che volevo mettere in rilievo è che poi i manichini partono e circondano il Pentagono. Questa idea dell'abbraccio e del circondare. Un altro evento, forse ancora più importante, è il campo di Green and Common presso Newbury, un campo che dura dal 1981 al 2000. Anche qua, in questo caso, questo grande campo che ebbe così tanto rilievo e tanto richiamo, inizia dalla rivolta morale di una donna nella primavera del 1981, Anne Pettit, che viveva nel Galles con una mucca, due bambini, e un orto. Viene a sapere di una marcia delle donne in Olanda, è così angosciata dal possibile destino drammatico dei suoi figli,
che decide con un'amica di partire. Quindi sono 120 miglia che queste donne affrontano, derise dal sindacato a cui si rivolgono in un primo momento, e così inizia il campo di Green Common. Fu così, dice, che ho scoperto che se hai un'idea e vuoi che si realizzi, devi assumertene la responsabilità. Quel momento è davvero breve e svanisce. Allora con le altre lo puoi organizzare, con fortuna e buona volontà crescerà, proprio come un bambino, proprio come ogni organismo vivente, e imparerà a camminare da solo. La nascita di mio figlio, dice in un altro passo, è stata una lezione dolorosa, mi ha insegnato la vulnerabilità. E per intervenire, difendere questa vulnerabilità, lei è partita per Green and Common. A Green and Common è noto che anche qui le donne decisero di abbracciare la base. E questo accade nel dicembre dell'81, ma diciamo questo di radunarsi in cerchio e di circondare la base e di riunirsi, diciamo unirsi tenendosi le mani, formare una catena umana, era già diciamo, un'idea che avevano messo in pratica. Ma nel dicembre del 1981 30.000 donne sono invitate a Green and Common e a circondare la base, che quindi 18 chilometri, 30.000 donne per 18 chilometri. Mano nella mano abbiamo formato una catena umana per imprigionare gli orrori della guerra, per interporci tra questi orrori e il nostro mondo e dire: noi andiamo incontro alla vostra violenza con un abbraccio. Anche qui, come nasce, sempre Anne Petit che dice, Barbara, che era un'amica naturalmente, che era, aveva sentito o addirittura era stata al Pentagono, Barbara aveva sentito che le donne al Pentagono avevano intenzione di circondarlo come una nuova forma di azione diretta. Ci sedemmo intorno al fuoco e ne parlammo. Quella di circondare qualcosa di malvagio con l'amore era un'idea sciamanica dei nativi americani. Così, ecco, 18 chilometri di recinzione furono circondati da 30.000 donne, e quei 18 chilometri di recinzione furono, diciamo, addobbati con degli oggetti. L'invito era venite appendete alla base gli oggetti che rappresentano la vita, che sarebbe un dolore per voi perdere. E così la base fu questa recinzione, alla recinzione furono appesi vestiti per bambini, quadri, fotografie, un intero servizio da tè e altri oggetti. Sempre diciamo in America, 4 agosto 1985 avviene la Ribbon, questo evento cui si 15.000 donne con 25.000 pannelli ricamati da loro circondano il Pentagono. Anche in questo caso l'animatrice è una donna di una certa età, Justin Merritt, che decise di, era un insegnante di inglese, di abbandonare tutto, di senza più reddito, decise di per farsi ospitare per gli Stati Uniti, e anche Merritt era una donna che agisce per in base a una rivolta morale, no? Sempre io ho pensato alla questione nucleare, perché è così tanto importante oggi il nucleare, la guerra,
e quindi decide di girare per gli Stati Uniti facendosi ospitare nelle chiese, nelle parrocchie e proporre la sua idea, circondare il Pentagono con dei simboli di vita. Il tema di questi disegni, di questi ricami e patchwork, tra l'altro bellissimi, ora sono in un museo, il tema era ciò che non posso sopportare che sia perduto per sempre in una guerra nucleare. Quindi, come dire, possiamo anche chiudere qui la mia ricerca, il mio pensiero, la mia intenzione era quello di in un momento in cui sento molta senso di sfiducia, di impotenza, qualche esempio di queste donne, tante volte sole, no? Che in base a un impulso, a una rivolta morale profonda, un'indignazione, hanno dal nulla, sono riuscite a creare dei movimenti molto importanti che hanno cambiato le cose. Discorso di Miss Adams alla Carnegie Hall. La rivolta contro la guerra, 9 luglio 1915. Durante l'ultimo giorno del congresso è nata la proposta di inviare dei comitati a sottoporre le risoluzioni ai vari governi europei e al presidente degli Stati Uniti. La proposta è stata approvata e due comitati si sono messi in viaggio. Vorrei, se posso, far partecipe questo pubblico di alcune delle impressioni che ho ricavato dal nostro pellegrinaggio, se così vogliamo chiamarlo, da un governo all'altro, 9 governi in tutto, svoltosi nell'arco di 5 settimane. So perfettamente che in ogni paese, in generale, abbiamo incontrato la popolazione civile e non quella militare. Sono consapevole che era ovvio per noi rapportarci con i pacifisti, anche se difficilmente sono chiamati con questo nome. Era più logico vedere e conoscere persone che appartengono a quella linea di pensiero, anziché chi parteggia per la linea militare. Ma è pur vero che ne abbiamo incontrate a dozzine, e questo mi porta a pensare che in ogni paese ce ne siano molte, altre, della stessa opinione. Leali almeno quanto i militari, altrettanto desiderose di vedere affermarsi quelli che sono i loro ideali e criteri di vita. Persone che credono con tutto il cuore che il messaggio dei militari sia quello sbagliato e che alla fine non riuscirà a costruire tutto ciò che a loro sta a cuore. È su questo che dobbiamo lavorare. Perché quando la pace arriverà, sarà perché la gente di questi paesi è riuscita a coinvolgere chi in altri paesi la pensa allo stesso modo. Una cosa che mi ha molto colpito è questa. C'è un punto in cui tutte le nazioni belligeranti si somigliano. In linea di massima è una cosa che abbiamo sentito dire dappertutto. Non si può parlare di un'opinione generalizzata, ma ciò non toglie che l'abbiamo sentito dire dappertutto, che questa guerra è una guerra dei vecchi. I giovani che muoiono al fronte, i giovani che in questo momento combattono, non sono loro ad aver voluto la guerra e non sono loro a credere nella guerra. In questo modo, nella Chiesa e nello Stato, uomini anziani e uomini di mezza età si sono impossessati dei posti di controllo e hanno deciso che questa è una guerra giusta, una guerra che va combattuta. E come ci ha spiegato un giovane in un certo paese, che a combatterla dovevamo essere noi giovani. In Svizzera abbiamo conosciuto un giovane tedesco. Aveva trascorso in trincea 3 mesi e mezzo. Era stato ferito ai polmoni e mandato in Svizzera per essere curato. Nessun medico, penso, avrebbe potuto assicurargli la guarigione. Anzi, un medico scrupoloso, penso, avrebbe detto che aveva la tubercolosi e che sarebbe morto. Ma il giovane pensava di guarire e di tornare in trincea. Ed ora eccolo lì, a 28 anni, pronto ad affrontare la morte, perché era sicuro che una volta tornato al fronte sarebbe morto. Ma ecco ciò che ha detto. Mai, durante i 3 mesi e mezzo già trascorsi in trincea, aveva sparato in modo da poter verosimilmente colpire un uomo. Niente al mondo avrebbe potuto convincerlo a uccidere un altro uomo. E conosco dozzine di altri giovani che fanno lo stesso. Abbiamo ricevuto da una donna a capo di un ospedale in una città tedesca una lista di giovani soldati che, una volta guariti e pronti a essere rimandati in trincea, si erano suicidati, e non perché avessero paura di essere uccisi, ma perché avevano paura di trovarsi nella posizione di dover uccidere qualcuno.
Abbiamo ascoltato storie simili anche in Francia, da infermiere degli ospedali, da soldati convalescenti, da madri di soldati che erano tornati a casa in licenza e poi ripartiti per il fronte. E in tutti questi paesi c'è un numero sorprendente di uomini giovani e più anziani che non sono disposti a sparare per uccidere, perché pensano che nessuno al mondo abbia il diritto di ordinare loro una cosa del genere. Non racconterò molte delle cose che ho sentito perché credo che oggi, come oggi, sia già stato detto troppo, ma le madri ci hanno ripetuto più volte: è stato difficile veder partire il mio ragazzo, perché lui non crede nella guerra, non appartiene alle generazioni. Non appartiene alla generazione che crede nella guerra. Vorrei spendere soltanto una parola sulle donne dei vari paesi che abbiamo visitato. L'idea che una donna sia contro la guerra solo e semplicemente per il fatto di essere donna ovviamente non sta in piedi. Ecco, per una donna a fare da deterrente è l'aver cresciuto quei soldati fin da quando erano piccoli, l'averli messi al mondo e portati fino all'età per combattere, per poi vedere che la loro vita viene distrutta. Tale peculiare senso di ingiustizia emerge ogni volta, sempre, anche nelle donne più patriottiche. Viaggiando nei paesi in questione si vedono dappertutto lo stesso dolore e lo stesso tremendo spreco di vite umane. E non si può parlare con una donna di nessun argomento, non della pace, non della guerra, né dell'ultima volta che è andata o qui o là, senza scoprire immediatamente che vive nella più grande confusione, che si comporta coraggiosamente e va avanti con la sua vita quotidiana, perché pensa che così si serve il suo paese. Ma il suo cuore è straziato. La natura umana dovrà ribellarsi, infine. Quel fanatismo ora così estremo e così magnetico di ogni paese non può durare. Non resterà indefinitivamente sulla cresta dell'onda, e allora, mente lucida, la gente dovrà vedere le cose orrende che sono successe e a mente lucida dovrà fare i conti con le perdite di vite umane e con il debito che si è caricata sulle spalle per gli anni a venire. Le donne che hanno partecipato al congresso erano animate da un profondo senso della vita, quello stesso senso della vita che l'ha fatta da padrone per 3 giorni e mezzo. Ora le donne dicono: sì, abbiamo visto che è possibile riunirsi in nome del senso della vita. Prima non ci credevamo. Alcune società scientifiche che erano presenti hanno detto: forse possiamo farlo anche noi. Non pensavamo che se avessimo tentato ci saremmo riusciti. Ma noi donne ci siamo riuscite e ora è un fatto acquisito. Vi prego di non pensare che sopravvalutiamo un risultato pur minimo o che prendiamo troppo seriamente la bontà con cui siamo state ricevute all'estero. Ma ci teniamo a sottolineare che i vari popoli dei paesi in cui siamo state hanno mostrato grande riconoscenza per lo sforzo fatto, per quanto futile. La gente dice: non vogliamo questa guerra. Grazie di nuovo a tutte e tutti, bentrovate e bentrovati. Dicevo appunto che parlerò insomma di questa esperienza del Congresso Internazionale delle Donne, cercando di mettere a fuoco alcuni aspetti di questa esperienza. Dicevo appunto, riprendendo il titolo della vostra iniziativa, l'idea, cioè quella del pacifismo come pratica politica, l'azione, la realizzazione del Congresso medesimo, il progetto, ovvero la costituzione di un'organizzazione femminile transnazionale e la strategia, il disarmo universale e totale. Il 28 aprile del 1915, la guerra in corso in Europa, a dispetto di tutti i pericoli, insomma, a cui andarono incontro per raggiungere l'Aia, il Congresso delle Donne per la Pace, fu regolarmente inaugurato. E ci tengo a sottolineare la preposizione per. Non è un congresso contro la guerra, è un congresso per la pace. E in questa idea di tramite e di attraversamento che sta, no, in questa piccola particella, secondo me è stato tutto l'aspetto radicale e anche la cifra dell'impegno che sono alla base di questa esperienza politica. Un'esperienza politica piccola ma grande in quel momento, che soprattutto ha dato avvio a un'esperienza ben più grande e duratura, che è quella appunto cui accennava Bruna Bianchi prima, della Women's International League for Peace and Freedom, organizzazione femminista pacifista che a oggi detiene tre grossi primati.
quello di essere appunto l'organizzazione di questo tipo più longeva al mondo. La sua origine ufficiale è il 1919, ma la radice sta nel Congresso delle Donne del 1915. Ha avuto due delle sue presidenti, le americane Jane Addams ed Emily Green Bach, entrambe insignite del premio Nobel per la pace, rispettivamente nel 1931 e nel 1946, e nel 1948 il riconoscimento dello status di osservatore speciale dell'ONU con l'assegnazione di un ufficio al Palazzo di Vetro di New York. Ecco, una grande esperienza che non si sarebbe data senza la caparbietà di un'esigua minoranza di donne che dall'interno del movimento organizzato nel 15 decisero di non rassegnarsi alla fine della sorellanza internazionale, ma anzi colsero l'occasione, proprio l'occasione del rifiuto alla guerra, per avviare una riflessione sul ruolo delle donne nella vita pubblica e quindi anche sulla qualità del voto femminile. Qui una piccola parentesi: quando scoppiò la guerra mondiale, le grandi organizzazioni femminili, l'International Council of Women e l'International Women's Suffrage Alliance, come sappiamo, a pari delle altre organizzazioni internazionali, cessarono tutte le iniziative a livello internazionale, isolarono le socie tedesche europee, perché tedesche e austriache, scusate, perché diventate appunto nemiche, appartenenti a nazionalità nemiche, e decisero al contrario di avviare tutta una serie di iniziative per sostenere le scelte dei governi, quindi il sostegno e l'assistenza allo sforzo bellico delle nazioni di appartenenza, avendo ravvisato giustamente peraltro che appunto in quelle iniziative c'era la chiave per accelerare il riconoscimento del diritto di voto. Ecco però che per alcune, insomma, questa decisione non fu ben accetta, nel senso che irrimediabilmente si legava la rivendicazione del voto alle donne alla guerra. Alla guerra e quindi anche ad un'idea di patria che poggiava su un esasperato militarismo, in quel momento ampiamente acceso, e che alimentava un sentimento antifemminista che proprio in quegli anni, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, stava emergendo molto forte in Europa e negli Stati Uniti, che andava di pari passo con il maggiore protagonismo delle donne nella vita pubblica. Ecco quindi che quando quest'esigua minoranza decise di opporsi alla guerra, lo fece provando a riscrivere, come vedremo, da un punto di vista femminista, il concetto di patria, facendo sì che il pacifismo si trasformasse in una pratica politica. Una pratica politica che, a mio avviso, si esprime nella capacità di queste donne, o ciascuna con la propria esperienza ovviamente, di pensarsi corpo, un corpo sofferente ma vivo, che necessita di cura e necessita di protezione, e che solo grazie all'opera e all'iniziativa delle donne avrebbe potuto tradursi, insomma, attraverso una serie di misure di buona amministrazione che la filosofa e riformatrice sociale americana Jane Addams chiamava di civic housekeeping, in una pratica di buona politica e di buona amministrazione della società, una società nuova, una società capace di pace, impegnata a salvaguardare la vita e tutto quanto serva alla sua tutela, e che per farlo non sceglie ovviamente lo scontro, la contrapposizione, bensì il negoziato e la continua mediazione. Ecco dunque che nella tarda estate del 1914 partono una serie di iniziative incrociate. Dall'Europa partono alla volta degli Stati Uniti due decane, insomma, veterane sicuramente del movimento organizzato delle donne, Emmeline Pettit Lawrence e Rosita Zimmer, per fare una serie di conferenze negli Stati Uniti, dove appunto volevano portare all'attenzione delle attiviste d'oltreoceano questa idea di dover legare il suffragio alla battaglia per la pace e non a sostegno della guerra, e soprattutto di attivare delle iniziative per promuovere una conferenza dei paesi centrali.
negli Stati Uniti trovarono terreno fertile, perché proprio della fine di agosto del 14 una grande manifestazione per la pace a New York, che poi avrebbe portato alla costituzione di un vero e proprio partito, il Women's Peace Party, a gennaio del 1915, ma anche in Europa non furono da meno. Aletta Jacobs, con un'accurata lettera pubblicata sul numero di dicembre di Youth Suffragi, che era l'organo stampa dell'International Women's Suffrage Alliance, si appellava alle donne, alle compagne attiviste, chiedendo a tutte, insomma, di promuovere un'iniziativa autonoma, un'iniziativa come singole, quindi non sotto l'egida, insomma, dei gruppi di appartenenza, per affermare, insomma, il proprio rifiuto della guerra e soprattutto per dare una dimostrazione internazionale della loro differenza sulla scena politica. Differenza che consisteva nella capacità di mantenere rapporti solidali e di amicizia tra di loro. Cosa che invece, appunto, non era accaduto per le altre organizzazioni, come dicevo prima, avevano isolato le socie tedesche e austriache. Quindi, all'interno di questo contesto, in tempi brevissimi, tra febbraio ed aprile, solo 8 settimane, si organizzò un congresso che si aprì regolarmente e che portò all'AIA 1136 donne, tantissime. Ecco, il congresso portava alla presenza, insomma, dell'attenzione del pubblico internazionale la rappresentanza di 13 nazionalità. 13 nazionalità rappresentate tutte da donne. Per l'Italia c'era Rosa Genoni, di cui ci parlerà appunto Raffaella, e c'erano anche le delegazioni delle socie tedesche e austriache. Quindi questo era un forte gesto, una forte presenza simbolica, ma che rappresentava una grande straordinarietà, insomma, sottolineava la grande straordinarietà di quell'assemblea. Il congresso approvò 20 risoluzioni, risoluzioni che ruotavano intorno a 3 pilastri sostanzialmente, ovvero la definizione del ruolo delle donne negli affari internazionali, la promozione della pace su base di giustizia attraverso la creazione di un organismo internazionale e la costituzione di una nuova organizzazione femminile transnazionale, come vedremo, per non vanificare i lavori del congresso medesimo. Ora, per definire il ruolo delle donne a livello internazionale, ovviamente si va a passare dal voto, perché senza il riconoscimento del suffragio difficilmente le donne avrebbero potuto esercitare una qualche forma di potere a livello politico. Tuttavia, bisognava capire che tipo di potere, insomma, si voleva e si pretendeva di esercitare. Partendo da un punto di vista pacifista, all'AIA si sviluppa una prospettiva di tipo femminista e non violento che porta alla definizione di una differente idea di potere. E questa è ben espressa, leggendo il report di quel convegno, insomma il resoconto di quel convegno, scorrendo le pagine, si scorge immediatamente questa diffuso riferimento costante ai temi della sorellanza e della maternità. I temi della sorellanza e della maternità non come esperienza biologica, insomma, delle donne, ma come esperienze culturali delle donne, del loro modo di stare insieme, di prendersi cura dell'ambiente circostante, della vita che in questo ambiente si svolge. E queste esperienze vengono prese, insomma, come modello, come punto di riferimento per legittimare la presenza pubblica delle donne a livello internazionale. Ma questi aspetti, dicevamo, della sorellanza e della maternità, servono anche per avanzare un rifiuto culturale della morte, della cultura di morte, che invece il militarismo è un errato, almeno dal punto di vista di queste donne, un'errata idea di patria che su questo militarismo poggiava, portava avanti.
quindi rifiutare la cultura della morte, rigettando l'immagine della mater dolorosa. Non più donne ne volevano più vedersi come donne che in nome di patria subivano il sacrificio dei propri figli sui campi di battaglia, produssero quello che era necessario a dare un'idea di una nuova, di una differente concezione del potere. Produssero cioè una ridefinizione del concetto di patria, slegando definitivamente nel loro discorso politico il concetto di patriottismo da quello di nazionalismo. Patria e nazione non sono sinonimi, patriottismo e nazionalismo non lo sono neppure. Patria assunse nella riflessione di queste donne i connotati di una realtà fluida, una realtà ampia che muove dalle mura domestiche al mondo intero. E all'interno di questo spazio grande, questo spazio che non conosce i confini della nazione, la vita accade in un unico fluire. Ecco quindi che per le donne riunite all'AIA le distinzioni convenzionali tra politica interna e politica internazionale cadono irrimediabilmente, e quindi la scena politica su queste, su cui queste donne insomma vogliono portare la loro riflessione e il loro contributo è l'area transnazionale. In questo spazio così grande, ovviamente, c'è bisogno di un vocabolario nuovo che non è quello della contrapposizione e dell'antagonismo, bensì quello dell'inclusione e del riconoscimento, che passa quindi attraverso una radicale revisione dei modi di relazione sul piano politico ed economico, che passa anche dal riconoscimento della vita del suo svolgersi, della vita umana e della vita anche non umana, quindi degli animali, dell'ambiente, e nel tempo poi ci sarà questo sviluppo in questa direzione. L'altro aspetto che viene fuori dal... Dimmi. Sì, sì, arrivo, ci sono quasi, sto arrivando, 2 minuti e concludo. L'altro aspetto che viene fuori dal congresso è appunto una definizione della pace su base di giustizia. La guerra era in corso, la proposta delle donne è quella di arrivare ad una soluzione non violenta del conflitto, e se chiedono l'immediato cessate il fuoco e l'avvio di un confronto costruttivo tra i belligeranti e insieme anche con i rappresentanti dei paesi neutrali, al fine di giungere alla sottoscrizione di una pace negoziata senza vincitori né vinti. Qui emerge insomma il discorso sul dialogo e la continua mediazione come pratica politica nelle relazioni e nelle relazioni internazionali, laddove appunto nel 1915 sembrava assurdo che la guerra in corso si potesse concludere, insomma esaurire, con un armistizio e soprattutto come fosse una mera questione di rivendicazioni commerciali e territoriali, considerando anche che i temi sul tavolo erano enormi e grandissimi, insomma, dalla violenza contro le donne alla protezione dei bambini, al diritto all'autodeterminazione dei popoli, per dire alcuni. Il congresso si concluse insomma al 1° di maggio e si diede vita ad una organizzazione transitoria, l'International Committee of Women for Permanent Peace. Questo organismo ebbe il compito di organizzare la missione diplomatica delle donne, qui accennava Bruna anche prima, insomma, le visite ai capi di Stato e di governo per perorare e far conoscere le proprie risoluzioni, le risoluzioni del congresso dell'AIA, e la nascita di una organizzazione femminile nuova che è appunto la Women's International League for Peace and Freedom, che sarebbe ufficialmente nata nel corso del 2° congresso internazionale nel 1919. Questa organizzazione, quando assume insomma il suo lavoro a Ginevra, nella stessa città dove appunto prese sede la Società delle Nazioni, cominciò una riflessione intorno alle cause del conflitto e alla possibile risoluzione
di questi e arrivò alla definizione di un progetto, insomma, radicale, quello del disarmo universale e totale, ovvero perché la pace possa avere una possibilità stabile e durevole, è necessario disarmare le coscienze. Per fare questo vennero avviate nel corso degli anni 20 e 30 e poi ad arrivare fino all'oggi iniziative e progetti per smilitarizzare il linguaggio, per riformare l'educazione, perché solo attraverso un cambio culturale può diventare anche possibile impegnarsi affinché i governi, gli stati, man mano facciano una transizione verso la dismissione degli arsenali. Pensare alla pace durante un raid aereo di Virginia Woolf. La notte scorsa e quella precedente i tedeschi erano sopra la nostra casa. Adesso sono tornati. È un'esperienza strana trovarsi sdraiati al buio ad ascoltare il volo di un calabrone che in ogni momento potrebbe pungerti fatalmente. È un rumore che interrompe il fluire calmo e continuo di un pensiero sulla pace. Eppure un frastuono che costringe a concentrarsi sulla pace. Molto più di una preghiera o di un inno nazionale. Finché non pensiamo alla pace tanto intensamente da materializzarla, ci ritroveremo tutti, non solo questo singolo corpo in questo singolo letto, ma milioni di corpi non ancora nati, in un'unica tenebra con il medesimo ronzio mortifero sopra la testa. Sforziamoci allora di pensare a come costruire l'unico rifugio antiaereo efficace, con quali mezzi lottare per la libertà. Esiste un genere di lotta disarmata che si esercita col pensiero e che consiste nel produrre idee che aiutino il giovane pilota inglese a sconfiggere il nemico. «Non rinuncerò mai a lottare usando la forza del pensiero», scrive Blake. Lottare con la forza del pensiero significa andare controcorrente, non cedere al suo impeto. Il corso degli eventi è impetuoso e incalzante, trabocca dal fiume di parole pronunciate dagli altoparlanti e dai politici. Ogni giorno ci ricordano che siamo un popolo libero, in guerra per la libertà. La verità è che stanotte siamo tutti ugualmente soggiogati e fatti prigionieri, gli uomini inglesi negli aeroplani, le donne nei loro letti. Cerchiamo di pensare attivamente, di portare allo scoperto l'hitlerismo inconscio che ci imprigiona, il desiderio di aggredire, dominare, schiavizzare. Persino al buio, a noi appare nitido. Vediamo chiaramente vetrine illuminate, donne che le guardano rapite, ben truccate, ben vestite, le labbra e le unghie dipinte di rosso, schiave a caccia di uomini da schiavizzare. Se riuscissimo a liberarci della schiavitù, potremmo riscattare gli uomini dalla tirannia, perché sono le schiave che generano Hitler. Ora è caduta una bomba. I vetri delle finestre vibrano. Le contraeree hanno reagito. E sulla collina una rete di pezzi verdi e marroni che imita le foglie autunnali nasconde le mitragliatrici che adesso sparano all'unisono. Al notiziario radio delle 9 ci diranno che 44 aerei nemici sono stati abbattuti durante la notte, 10 dalle contraeree. Una condizione essenziale per il cessate il fuoco, diranno gli altoparlanti, sarà il disarmo. Nel prossimo futuro non ci saranno armi, esercito, marina o aviazione e nessun giovane sarà più addestrato per andare in guerra. Il che stuzzica un altro calabrone nel vespaio della mente ed ecco l'ennesimo ronzio. Più di ogni cosa desideravo combattere contro il nemico, ottenere onore e gloria, eterni, eliminando nemici che fossero stranieri in tutto e per tutto, e rimpatriare con medaglie e decorazioni. A questo scopo, fino ad oggi, avevo dedicato la mia vita, lo studio, la preparazione del corpo, tutto. Sono le parole di un giovane inglese che combatté nella scorsa guerra mondiale. Il giovane aviere tedesco, lassù in cielo, non è spinto in guerra soltanto dagli altoparlanti, è spinto anche dalle voci che ascolta dentro di sé. Anche questo deve dunque far parte del nostro impegno per la libertà. Aiutare i giovani inglesi a estirparsi di dosso la venerazione per medaglie e riconoscimenti. Dovremmo inventare attività più gratificanti della guerra per coloro che lottano contro l'istinto bellico, l'hitlerismo subconscio, in modo da compensarli per aver rinunciato alle armi. L'altro giorno un pilota, atterrato sano e salvo in un campo vicino, e ha detto ai suoi nemici, esprimendosi abbastanza bene nella nostra lingua,
Sono contento di non dover più combattere. Un soldato inglese gli ha offerto una sigaretta e una donna gli ha preparato una tazza di tè. Ciò sembra dimostrare che l'iniziativa di liberare gli uomini dal meccanismo mentale che li induce a fare la guerra non cade affatto su un terreno arido e può dare dei frutti. Finalmente le mitragliatrici hanno smesso di sparare, i fari sono stati spenti e questa notte d'estate ha riacquistato la sua normale oscurità. Sodono ancora una volta i suoni puri della campagna. Una mela cade al suolo, un gufo stride volando il ramo a ramo. E a tratti tornano in mente le parole semidimenticate di un antico scrittore inglese. In America i cacciatori sono già svegli. Affrettiamoci dunque a spedire questi pensieri frammentari ai cacciatori già in piedi in America, alle donne e agli uomini il cui sonno non è ancora stato interrotto dalle mitragliatrici. Nella convinzione che li terranno a mente con generosità e spirito caritatevole. E magari vorranno tradurre questi appunti in qualcosa di concretamente utile. E ora, con cittadini dell'emisfero in ombra, tutti a dormire. Allora, come avete sentito, Rosa Giannoni era una delle 1136 donne presenti al primo congresso internazionale femminile dell'AIA del 15. E la domanda può sorgere, perché lei? Perché tra tante persone è proprio lei? Allora, le motivazioni sono diverse e vorrei spiegarvi velocemente. Il 4 agosto del 1914, quando i tedeschi hanno invaso il Belgio, sono cominciati ad arrivare a Milano gli italiani che fuggivano dal Belgio, i lavoratori italiani, con le loro famiglie. E Rosa Giannoni li ha visti alla stazione, si è fatta coinvolgere dalle loro sciagure, erano stanchi, feriti, affamati, e ha organizzato per loro un primo rifugio, li ha accolti con l'aiuto di un grande capannone dell'Umanitaria e ha coinvolto le signore della Milano, erano le sue clienti che compravano gli abiti belli che lei produceva con Casa Art, ha chiesto aiuto e queste signore si sono prodigate con lei. E per fare questo, insieme al marito e alle donne socialiste, ha fondato la Pro Umanitate. E questa Pro Umanitate ha funzionato aiutando i profughi, niente di nuovo sotto il sole, vediamo, fino alla fine di dicembre, quando tutti gli italiani che lavoravano in Belgio sono arrivati. Quindi lei, fondando la Pro Umanitate, ha naturalmente dimostrato di essere molto coinvolta. E questo è un altro dei, questi li vedete, sono, questo è un giornale che la Pro Umanitate ha pubblicato, avrebbe dovuto essere quindicinale, in realtà ne sono usciti solo due numeri perché poi la questura ha impedito le ulteriori pubblicazioni. E questi sono appuntamenti per incontri, lavoro e pace, per esempio, futuro assetto europeo, i sindacalisti e la guerra, guerra fondai e pacifisti. Alcuni di questi incontri erano, cioè tutti organizzati dalla Pro Umanitate, da Rosa Giannoni che firmava gli inviti, alcuni di questi non hanno potuto svolgersi, questi incontri, perché la questura interveniva e impediva che le persone si radunassero. Quindi questo per dirvi che era molto impegnata sul fronte dell'accoglimento dei profughi, sul fronte del pacifismo, ed era considerata una sovversiva. Infatti questo ve lo leggo anche se non lo vedete, è un foglio da cui compare Rosa Giannoni, socialista, persone, era considerata persona pericolosa per la sicurezza dello Stato. Quindi,
e a distanza di molti anni, adesso faccio un salto ma è divertente, dice: la sopraindicata donna, vedova del noto socialista schedato Alfredo Kodreider, abitò a Milano per moltissimi anni e fu notissima e attivissima sovversiva. Quindi poi, quando aveva 73 anni, hanno deciso che non dovevano più attenzionarla perché forse non era più in grado di essere una sovversiva pericolosa per lo Stato. Allora, è stata incaricata sia dalla Pro-Umanità che da molte altre associazioni femminili ad andare all'AIA, anche perché parlava e scriveva molto bene il francese e quindi era importante che chi fosse andato a partecipare a un congresso doveva capire, doveva essere in modo di essere capito. Aveva la possibilità economica di poter viaggiare e aveva un marito che glielo permetteva, anzi non posso neanche dire che glielo permettesse, ma non c'era discussione, se lei decideva di andare da qualche parte lo faceva e non c'erano problemi. È andata all'AIA ed era nella prima, la professoressa Suliano vi ha mostrato una fotografia, questa è la tavola della presidenza e alla tavola della presidenza è seduta anche Rosa Genoni. Qui c'è Jane Addams che era la presidente, c'era Emily Balch, c'era Macmillan, c'erano tantissime persone importanti. Ha partecipato attivamente prendendo la parola due volte. La prima volta che ha chiesto di parlare ha toccato un tema molto pericoloso per lei, perché ha toccato il problema dei popoli di confine. Tra l'altro adesso sappiamo che i popoli di confine nel Donbass il problema si sta ricreando paro paro, cioè niente di diverso. Lei sosteneva che i popoli di confine non dovessero essere acquisiti con la forza o dall'uno o dall'altro dei due paesi confinanti, ma che doveva essere concesso alla popolazione una votazione, un plebiscito attraverso il quale le persone dovevano essere in grado di stabilire a quale dei due paesi partecipare. Questo atteggiamento, questo pensiero per quanto riguardava l'Italia era un pensiero disfattista, era un pensiero non accettato, perché invece la guerra era stata fatta tra le altre cose proprio per acquisire i territori di confine con l'Austria. Quindi lei, esponendo questo suo pensiero e sostenendo che non la guerra ma la libera scelta doveva essere concessa alle popolazioni, lei ha rischiato molto perché veniva considerata una persona che non si adeguava al pensiero dello Stato. La seconda volta che ha preso la parola ha parlato dei libri di testo dei ragazzi, dei libri di scuola, dicendo che, secondo il suo parere, nei libri di scuola si parlava troppo continuamente di battaglie, di guerre, di generali, di conquiste, di sconfitte o vittorie, specialmente le vittorie, e si parlava pochissimo delle conquiste intellettuali, delle conquiste culturali, dei passi avanti che la civiltà aveva fatto e dei progressi che l'umanità aveva fatto, e che era insensato che ai ragazzi si insegnasse soprattutto di guerre, di battaglie, di generali, e non si insegnasse invece di persone che con la loro mente, con la loro volontà, con il loro impegno avevano conquistato altre mete, avevano conquistato altri successi che non fossero i successi bellici. Lei è stata una di quelle poche che sono state scelte da Jane Addams per andare a parlare con i ministri degli esteri,
ed è andata, un piccolo gruppo di cinque di queste signore sono andate a parlare con il ministro degli esteri olandese e poi a Londra da Mr. Gray, che era il ministro degli esteri britannico. Hanno perorato ovviamente la causa della pace, perché lì erano per quello, e si sono sentite rispondere da entrambi questi due personaggi importanti politicamente che ormai era troppo tardi, che ormai nessuno poteva pensare di ritirarsi, che ormai i passi erano stati fatti e che comunque la guerra era ormai avviata e non c'era come poterla fermare. L'altro manifesto che è stato mostrato e che io ho qui in originale è proprio il manifesto ai popoli in pace per i popoli in guerra. E possiamo leggere solo le prime righe: nessuno dei popoli belligeranti, né ora né mai, per quanto possa sopraggiungere il momento fatale delle più imperiose e crudeli necessità, avanzerà per il primo proposte di pace agli avversari. Quindi è molto difficile, e anche lo vediamo, lo sentiamo. Io continuo a pensare, quando leggo o rileggo queste carte e le confronto con quello che sento alla televisione in questi giorni, siamo veramente nella stessa identica situazione. Io ritrovo certi discorsi paro paro, che nessuno ha il coraggio, tra virgolette, di imporsi per primo e dire alto là, fermi tutti, adesso basta. E come all'epoca succedeva durante la prima guerra mondiale. Ora, Rosa, quando poi anche l'Italia è entrata in guerra, è ovviamente rientrata, ha continuato a parlare di pace, ha continuato ad essere attenzionata. E prima, quando leggevamo, la nostra brava attrice ha letto il testo, mi è venuto in mente il fratello di Rosa, questo che era pittore. Questa è una cartolina che indica guerra alla guerra, di Ernesto Genoni, e lui si era arruolato nell'esercito inglese come barelliere. L'hanno fatto rientrare dall'Inghilterra, non vi dico attraverso quali peripezie, sembrava che fosse il più importante personaggio di tutta la guerra, della prima guerra mondiale, a pensare come si sono preoccupati i carabinieri di avere questo soldato. E lui ha detto che, essendo lui non voleva essere renitente alla leva, ma voleva fare colui che andava a prendere i feriti sotto le bombe, ma non voleva imbracciare un fucile, perché non voleva poter uccidere, che preferiva magari perdere la vita cercando di salvare qualcuno piuttosto. Morale è stato, fino alla fine della guerra, anzi oltre al 1919, imprigionato a Somma Campagna, vicino a Verona. Quindi, meno male, sono troppo felice. Io poi l'ho conosciuto, gli ho voluto bene, era uno zio al quale ero molto affezionata. Per cui benissimo che avessero fatto questo ragionamento insensato, perché gli hanno salvato la vita, ma sarebbe stato molto più logico dire: abbiamo trovato uno che ha voglia di farsi ammazzare per andare a prendere i soldati feriti sotto il fuoco, ma vai! E invece l'hanno messo in prigione, e grazie ad Anna Kulishov e a Turati, mia nonna e mio nonno si sono rivolti a tutti i santi che potevano, e si sono rivolti a Turati e alla Kulishov per evitare che fosse passato per le armi, perché nonostante lui non avesse detto io no, sono lì, vado in guerra, ma non fatemi sparare, e poteva essere tranquillamente passato per le armi e non sarebbe neanche stato fucilato, probabilmente sarebbe stato impiccato, perché era un
tipo di... Esatto, un disonore il fatto di non voler combattere. Comunque abbiamo sentito che alla fine della guerra 14 punti che le signore del congresso hanno portato al presidente americano. Se vuoi per cortesia leggere questo articolo che Rosa Genoni ha scritto per la difesa delle lavoratrici, il giornale di Anna Colucci. Osanna, a colui che viene nel nome della pace. Il presidente Wilson è venuto in Europa. Egli ha iscritto nel suo programma i responsi delle assise di Zimmerwald e Kienthal. I suoi 14 punti sono l'eco delle migliaia di voci che sparse per il mondo gli hanno parlato. Sono la quintessenza di quello che gli orrori della guerra spremettero da mille cuori e da mille menti elette. Perciò so che il nostro Osanna va a lui, che seppe raccogliere, sintetizzare e farsi in qui accettare quanto può ancora concedere un regime borghese. Il nostro omaggio va pure attraverso di lui ai suoi mille collaboratori. Noi donne, che in questi quattro lunghi eterni anni non fummo capaci che di soffrire e di medicare che poche ferite, benché militanti in un partito che se non sarà fatta giustizia, presto o tardi saprà ottenerla, pure guardiamo a Wilson come al presente salvatore della pace. E miriamo al suo programma come a un atto di giustizia che, se compiuto, indirizzerà gli uomini nelle vie serene delle conquiste della civiltà, mediante le riforme portate dagli accordi internazionali e sociali. Giustizia che, se negata, spingerà le masse alla lotta nera e tenace contro l'atavico nemico. Ma perché sia instaurata giustizia, necessita che la presente pace non assomigli alle paci stipulate nel passato, a quelle paci in cui il vincitore imponeva al vinto condizioni feroci, umiliazioni schiaccianti, sì da lasciare strascichi di odio, piaghe sanguinanti e desiderio di rivincita. Una pace, come vuole un ministro inglese, in cui nessuna condizione deve essere troppo dura per i vinti. Si dovranno scartare solo le condizioni che potessero indirettamente ridondare a danno nostro. Tale pace non sarà mai quella che potrà sanarci dal male della guerra. Ma ora il programma di Wilson, esponente del pensiero di tutto il mondo, deve anche essere sostenuto da tutte le masse che aspirano al bene dell'umanità. Noi non siamo che donne, e sin qui, tanto più in Italia, sia presso lo Stato, che presso gran parte dell'opinione pubblica, non siamo ancora che delle minorenni. Al pensiero della donna non è dato ancora alcun peso, ma nel desiderio di attestare quanto s'agita nell'animo nostro, vorremmo essere un po' come il mitico Dio del Corano, ove detto: alto più di 7 cieli e con centinaia di migliaia di occhi, di bocche e di mani. E con tutta la possanza di quelle forze vorremmo poter sorpassare lo strepitio che si farà attorno a Wilson perché a lui giunga la parola nostra. Come il modesto isolato pulviscolo di vapore che si innalza nel cielo e riunito ad altri per un riflesso di luce appare nel meraviglioso arcobaleno che rallegra da un capo all'altro la volta azzurra, così i mille isolati sospiri di tanti cuori di donne doloranti, uniti in un sol fascio, gridano a Wilson: fate che le nostre piaghe siano sanate, non lasciateci ingannare, fate che siano stipulate condizioni di una pace giusta e durevole, tale che non arrechi ai nostri figli i dolori e gli strazi che attraversammo noi. Rosa Genoni. Infatti era un pensiero, sicuramente un pensiero che attraversava la mente dei pacifisti, e sappiamo che le condizioni che sono state imposte alla Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale hanno messo le basi di quella che poi sarebbe diventata la Seconda Guerra Mondiale. Quindi vuol dire che in questo momento già si temeva, già si poteva immaginare che se le condizioni fossero state capestro, se avessero costretto il paese perdente a
dei sacrifici troppo pesanti, troppo gravosi, anche se erano nemici, non si doveva fare. Non si doveva fare perché avrebbe portato a un'ulteriore guerra. E questo lo si capisce perfettamente. Maria Grazia prima ha nominato la WILF. La WILF, che nasce nel 19, è la Women, forse l'avete sentito non benissimo attraverso, è l'organizzazione femminile. WILF è Women International, scusate, ho un attimo di WILF, League for Peace and Freedom, quindi la Lega Internazionale Femminile per la Pace e la Rosa Genoni aveva la presidenza della Lega a Milano, della WILF a Milano nel nord Italia, e la signora Dobelli Zampetti a Roma. Non hanno potuto fare molto. Tant'è vero che la Emily Balch, che era la segretaria a Ginevra, si è lamentata negli anni con le italiane, perché diceva che rispetto ad altri paesi questa WILF non aveva abbastanza, non si era abbastanza, non era diventata abbastanza nota. Ma la sede della WILF era sempre via Kramer, come avete visto prima, della Promanità, era la casa di mia nonna, e anche lì arrivava la questura, portavano via i registri, portavano via il materiale, e quindi e il colmo è successo nel 1922, quando una summer school che lei aveva organizzato, erano le scuole estive per coloro che fossero interessati a un discorso, a seguire lezioni. Lei aveva coinvolto dei personaggi incredibili. Bertrand Russell aveva coinvolto Hermann Hesse e aveva coinvolto Salvemini. Quindi tre personaggi incredibili che erano disposti ad andare a tenere dei seminari a Varese, dove lei aveva organizzato questa summer school nel 22, ma poco prima che in agosto si organizzasse questo, era già tutto sistemato e sarebbero arrivate una sessantina di donne da diverse parti d'Europa e anche dall'America. La sede dove avrebbero dovuto tenersi le elezioni è stata devastata dai fascisti. Non c'era ancora stata la marcia su Roma, ma i fascisti erano già in azione e hanno spaccato vetri, specchi, hanno distrutto. E lei si è molto spaventata perché riteneva di avere la responsabilità di quelle che sarebbero venute, di queste 60 giovani donne, giovani o non più giovani, ma insomma di 60 donne che avrebbero frequentato. E quindi, per non annullare tutto quanto, ha chiesto a Bignami, che era un compagno, un amico, un giornalista, uno scrittore, di accogliere a Lugano, in Svizzera, il convegno che è stato poi organizzato. I tre grandi sono andati a Lugano, forse più tranquilli a questo punto anche, e quindi è stato uno smacco che ha... Mia mamma mi diceva che questa cosa di dover annullare il congresso per colpa di questi facinorosi, di non aver potuto accogliere in Italia la Summer School, l'aveva resa molto, molto amareggiata, l'aveva resa molto triste, perché voleva dire che l'Italia non era al livello delle altre paesi europei dove era stato possibile organizzare queste. E quindi io adesso mi fermo, ma la WILF in Italia ha avuto veramente poco. Esiste ancora, comunque c'è, è rinata dopo la fine della guerra, dopo il fascismo, questa associazione è rinata e ha fatto un bel convegno a Roma, all'Unitre di Roma, nel 2015 per il 100° anniversario della... io sono stata invitata
e c'erano tante persone che hanno parlato, è stato molto interessante e comunque, insomma, esiste ancora e quindi è importante. Questo tema della pace, del pacifismo, no? Oggi più che mai che c'è questa guerra in corso, che ci stanno raccontando che questa guerra arriverà anche da noi, eccetera, il pacifismo viene ridicolizzato, no? Come se fosse qualcosa, e certo tutti vogliono la pace, grazie, no? Cioè, spesso si sente questo tipo di frasi così. Allora, quello che voglio dire io è che la pace è qualche altra cosa da quello, da questa cosa semplice, soprattutto da questa cosa semplice dell'assenza di guerra. La pace non è l'assenza di guerra. E su questo, appunto, io adesso vi porterò tre, vi avrei voluto parlare di tre studiose, di tre donne, ma mi soffermerò poi soprattutto su una. Però in realtà non sono le uniche costruttrici di pace, ce ne sono tanti costruttori e costruttrici di pace nel senso della pace duratura, nel senso della pace profonda. La guerra è un evento, come diceva la Montessori, è un evento umano, è un evento quindi le cui cause possono essere comprese e se comprese possono anche essere eliminate, diciamo. Però è un lavoro che vede un processo più lungo e più lento. Allora, quello che voglio dire, e passo poi a parlarvi delle mie tre donne, è che ci sono queste due linee parallele di pacifismo, quello appunto di cui anche si è parlato finora, che è il pacifismo attivo, no? che ben venga, anche che contrasta la guerra, l'antimilitarismo, no? E poi c'è questo lavoro più profondo, più lento, che forse è un po' più recente come storia, perché viene fuori da una consapevolezza anche forse che proviene appunto dalla non violenza in poi, quindi forse da più di un secolo a questa parte, no? Che ha visto comunque tanti uomini anche obiettori di coscienza, anche rischiare la vita, e che in realtà punta, diciamo, su una idea, e qui arrivo alle mie tre parole chiave per parlarvi delle mie tre donne, di che cosa hanno in comune, a un'idea di futuro, cioè il futuro non saprà nemmeno cos'è la guerra. E, allora, le tre donne di cui vi parlerò hanno tre punti in comune. Il primo è proprio questo, la fiducia in un futuro migliore. La fiducia non soltanto in un futuro migliore, ma una fiducia in un'umanità che è destinata, diciamo, inevitabilmente a evolvere, progredire, migliorare, utilizzate il termine che volete, il concetto comunque è quello, no? Cioè di una umanità che ha alla radice un qualcosa di positivo che va nutrito, e questa è l'altra parola chiave delle donne, nutrito in che modo? Nel modo in cui abbiamo visto finora, appunto già Bruna ha parlato appunto della rivolta morale che sentono gli uomini e le donne di fronte alla guerra, perché dentro di loro appunto c'è questo tema forte invece dell'amore per l'umanità, e a volte anche legato ad un discorso anche di tipo spirituale, e comunque questo nutrimento di tutto ciò che è costruttivo, che è appunto alla base di un discorso che vede l'umanità coesa, come direbbe Montessori, di cui adesso vi parlerò. La terza parola chiave, quindi le tre parole chiave sono miglioramento, di concezione del miglioramento della vita umana nel futuro, quindi non importa la nostra generazione, le generazioni successive, ma che noi possiamo oggi cominciare a costruire da adesso, ed è quello che mi invita a fare. E la seconda parola è nutrire, la terza parola è pratica. Cioè, quello che voglio dirvi io è che queste donne, di cui adesso vi dirò chi sono, hanno innanzitutto vissuto nella loro pelle questa crescita interiore, questa sorta di passaggio evolutivo, hanno visto nella loro pelle che era possibile effettivamente essere delle persone costruttrici di pace nel senso più profondo del termine. E non solo si sono accorti, cioè essendosi accorti di questo, hanno deciso di essere delle vere e proprie costruttrici di mondi, e infatti hanno fondato delle istituzioni che sono ancora vive. Allora, la prima di queste donne si chiama Jane Addams, è stata molto nominata, è stato anche letto appunto questo suo bellissimo
intervento che fa al Carreggiolo di ritorno dall'Europa in guerra, in cui appunto manifesta, no, questa sua chiara idea che la maggioranza delle persone non vogliono la guerra, che l'istinto umano va verso un'altra direzione, e che lei dice appunto i giovani, no, sono, quindi guarda a questa generazione futura. E la prima è Gennada, la seconda è Maria Montessori, su cui adesso tra poco mi soffermerò un po' di più, però diciamo, allora il motivo per cui avrei voluto parlare di tutte e tre è perché mi servirebbero, diciamo, tutte e tre le dimensioni, i luoghi in cui loro puntano, diciamo, questo loro nutrimento della vita umana, dei processi della vita umana, cioè lo collocano in contesti differenti. Jane Addams, dico ancora una cosa su Jane Addams, vabbè, le altre due si chiamano Maria Montessori e Miral Pass, comunque ho detto il nome e il cognome. Adesso dico un'altra cosa piccola su Jane Addams e poi passo alle altre due, cioè per dirvi i diversi tre contesti in cui appunto quelle tre cose in comune che vi ho detto fanno e che cosa costruiscono. Allora, Jane Addams, prima di essere la pacifista che va appunto in Europa in guerra, cercare di fermare la guerra e a parlare con i ministri dei vari stati, appunto come abbiamo visto, come ci è stato raccontato finora, prima, quando era proprio giovane, e per poi tutta la sua vita, per più di 40 anni, ha fondato e costruito il Social Settlement Hull House, no? Quindi questa comunità in cui appunto lei dice, questo è il contesto in cui lei punta a questa crescita dell'essere umano, questo miglioramento dell'essere umano, un contesto di tipo sociale, cioè un esperimento sociale in cui l'essere umano si incontra nelle loro differenze e in cui, come dice lei, vengono soddisfatti i bisogni soggettivi dell'essere umano, no? Perché lei dice che in questo luogo è possibile poter esprimere le proprie potenzialità e anche vengono risolti i bisogni oggettivi dell'incontro tra esseri umani. Il Social Settlement Hull House si colloca nel quartiere, uno dei quartieri più poveri di Chicago, in cui sono confluiti praticamente tutto il mondo. Quindi l'esperimento Hull House è bello perché è un esperimento di grandissima interculturalità vissuta non come devi fare la cittadinanza, perché devi adeguare, no, ma come nutriamoci, arricchiamoci reciprocamente. Purtroppo non c'è tempo per raccontarvi, ma le esperienze che fanno proprio per fare in modo che loro possano coltivare, cioè i vari russi, anche italiani, poi i vari che vengono anche dall'America Latina, insomma tutte le varie parti del mondo, portano la loro cultura, portano la loro esperienza anche artigianale, insomma, in questo contesto si incontrano, fanno tantissimi incontri, riunioni, e tra l'altro è una comunità, cioè loro sono una comunità che vivono lì e accolgono queste persone che abitano nel quartiere. E questo è un esempio di sostituzione dei valori morali della guerra, perché di questo parla Jane Addams. Quindi noi non ci interessa la guerra, ci interessa quello che la sostituisce, questo nutrimento della vita umana, questo processo appunto positivo che si costruisce. Certo, è necessario nutrirlo l'essere umano positivo, non è che possiamo dire la pace, siamo tutti buoni, non è così, è chiaro, sappiamo che ci possiamo arrivare a scannare, lo stiamo facendo, ma è possibile nutrire l'altra direzione che anche esiste. Allora, Maria Montessori è la seconda donna di cui volevo parlare e che appunto invece punta tutto sulla educazione alla libertà. L'uomo del futuro, appunto, la pace, lei c'è questa bellissima idea proprio evolutiva dell'essere umano a partire da un'educazione che permetta l'apertura massima di tutto il suo potenziale, l'attività massima di tutto il suo potenziale, la libertà massima. È la realtà liberata, quella della Montessori, è lo spirito pienamente libero. Addirittura gli dice, dai 3 ai 6 anni non facciamo niente, deve solo crescere questo spirito, impariamo, apprendiamo dal bambino anche dai 0 ai 3 anni. E il bambino che deve, perché lei vede questa lotta tra l'adulto
è il bambino che, e lei dice anche tra il cieco e il veggente è il bambino che deve insegnare all'adulto, perché nel bambino ancora non c'è questa oppressione, questa repressione causata da un'educazione sbagliata. L'educazione deve essere invece liberante. E la terza donna, appunto, è Miral Pass, più nota come la madre, che è fondatrice della città di Auroville in India, è nata in Francia. E diciamo che per farvi, non ve la posso raccontare perché non c'è tempo, però per dirvela in breve e per dirvi perché le tre dimensioni, no? Quindi abbiamo visto il sociale, la comunità e l'educazione. E lei invece è una ricercatrice spirituale. Ricercatrice spirituale significa che ognuno, ogni essere umano cerca questa curiosità, no? Di trovare che non siamo esseri individualisti, non c'è soltanto il nostro ego piccolo, c'è qualcosa d'altro da scoprire. Questo qualcosa d'altro da scoprire lei l'ha cercato per tutta la vita, a un certo punto lo ha trovato. E l'ha trovato in India, ha fondato questa comunità insieme a Andrea Aurobindo, e ha fondato anche una città, però quella da Nanzang nel 75, e nel frattempo ha capito che doveva partire dal corpo per poter trasformare l'uomo del futuro. E il corpo per lei sono addirittura proprio le cellule, infatti l'esperienza pratica che lei fa, queste donne sono proprio, si mettono dentro proprio con tutto se stesse questa trasformazione, perché la parola giusta anche che le accomuna tutte è fiducia nella trasformazione, no? In questo processo trasformativo dell'essere umano, a partire anche appunto da questo yoga delle cellule, cioè questo entrare dentro e cambiare. Qual è il cambiamento che avviene? È un cambiamento di consapevolezza. Allora, se c'è questa consapevolezza, che poi è un termine che torna in tutte e tre, magari la chiamano in un altro modo, coscienza, consapevolezza della natura vera e profonda dell'essere umano, la guerra non ha motivo di essere. Ecco. Io vi voglio dire che comunque per me questo è il discorso da fare in questo momento più che mai, a che ci dice tutti vogliamo la pace. Quello che noi dobbiamo dire oggi è possibile costruire un mondo in cui la guerra non ha motivo di essere. E ci sono già i segni di tutto questo. Ecco, io vi sto prendendo solo due piccoli esempi, ma cioè, negli studi ci sono molte altre. Ma forse tutti noi in fondo stiamo costruendo la pace a partire appunto dalle nostre piccole crescite individuali, anche dalla nostra presenza. Miral Pass lavorava molto sul discorso dell'integrazione, e anche Maria Montessori a partire dall'educazione. Allora, io non voglio perdere troppo tempo, ci sarebbe la lettura della Maria Montessori, però forse vi dico prima ancora una cosa su Maria Montessori e poi lasciamo spazio alla lettura. E cosa vi volevo dire? Vi volevo dire che appunto ho proposto questa lettura da Maria Montessori. Allora, vi voglio dire questo anzitutto: Maria Montessori, negli ultimi anni della sua vita, in particolare a partire dal 1932, in cui già c'era il sentore della guerra in Europa, e poi dopo, più che mai nel 37, nel 39, fa delle conferenze per la pace. Queste conferenze per la pace vengono raccolte in questo libro, appunto, che si intitola Educazione e Pace, da cui è tratta, dall'introduzione è tratta la lettura che vi volevo proporre. E, ora, tra l'altro, dopo il 39, Maria Montessori finisce l'India, cioè finisce la parola giusta, perché praticamente lei ci va per tenere una conferenza e poi rimane prigioniera, perché appunto scoppia la guerra e quindi lei rimane in India, e per diversi anni. E là ha la possibilità di incontrare tutta una serie appunto anche di pratiche, cerca di incontrare Gandhi, ma proprio nel momento in cui doveva andare a conoscerlo lui è in prigione, insomma, però ecco, quindi sempre di più questa sua ricerca perché Maria Montessori è ovviamente una positivista, non utilizza i termini di ricercatrice spirituale che utilizza la Miral Pass. Però anche in lei, diciamo, la chiave è proprio quella, cioè di coltivare questa dimensione spirituale, che significa sostanzialmente di integrazione
delle conflittualità che stanno innanzitutto dentro di noi, quindi il conflitto si risolve guardando non tanto fuori ma dentro. Questo rivolgersi verso l'interno è presente in Maria Montessori già da molto prima, già dai libri, insomma, dalla mente assorbente, dall'autoeducazione, ed è in realtà questa la chiave dell'educazione montessoriana, perché questa liberazione della realtà umana è proprio questo, è permettere a ciò che sta dentro, che è buono, perché Maria Montessori ha questa fiducia che è buona, anche noi abbiamo questa fiducia che è buona, ma diventa cattivo a causa del conflitto con l'adulto che reprime, perché l'adulto vuole avere la meglio sul bambino, e invece appunto sta all'adulto comprendere con consapevolezza la necessità di dare spazio a questa umanità nuova da cui appunto dobbiamo imparare. Allora, io volevo dire che per leggere Maria Montessori è necessario spiegare alcuni termini legati al suo tempo, ovviamente. In particolare adesso ci sarà questa lettura in cui appunto lei parla di riforma sociale costruttiva, e vi volevo dire questa cosa per me molto importante, cioè che lei, Maria Montessori, parla proprio esplicitamente in questo testo Educazione e Pace della differenza tra quello che è la coesione sociale e quello che è l'organizzazione sociale. E affinché un'organizzazione sociale possa funzionare è necessario che vi sia anche la coesione sociale, e la coesione sociale è qualcosa che si apprende fin da bambini attraverso questa liberazione della realtà interiore del bambino, e in particolare attraverso questa liberazione della realtà interiore del bambino è possibile che l'essere umano dal bambino, diciamo, ma poi dopo anche crescendo, perché sta crescendo in questa come si può dire, proprio in questo risuonare, no? Cioè il bambino sente questo, lei la chiama proprio risonanza, se non sbaglio, oppure non c'è un altro termine che ci assomiglia molto, e non lo trovo, comunque insomma ha a che fare con la coesione, insomma la coesione tra gli esseri che si sente come una consonanza, come una risuonanza, ok? Allora la riforma sociale costruttiva ha a che fare con questo, cioè bisogna che prima scaturisca dall'interno questo sentimento dell'essere uguale all'altro, dell'essere insieme all'altro, della coesione sociale, no? Della non conflittualità in quanto ho risolto la conflittualità dentro di me, o l'ho scoperta, l'ho capito, ho consapevolizzato, ma il bambino stesso lo capisce attraverso la libertà, attraverso il non essere represso, attraverso il non essere arrabbiato perché il genitore gli impedisce di vivere. Così lo capisce il bambino, lo capisce vivendo, ecco, almeno Maria Montessori la pensa così. E allora, quando lei parla di bisogno di organizzare l'umanità, quando lei parla di una forma morale, la forma morale è questa, la libertà, e leggerà che è appunto delittuosa l'educazione che reprime e respinge l'io morale. L'io morale è l'io libero, ma è una libertà che, e vi leggo un'ultima cosa di Montessori e poi passo di una frase per farvi capire che libertà è, che lei ha verificato attraverso l'esperienza, perché ribadisco, la parola chiave da ricordarci di tutte e tre queste donne che sto presentando più che mai Maria Montessori è l'esperienza, cioè lei fa esperienza in se stessa e fa esperienza soprattutto all'interno della struttura che lei ha costruito, che sono queste scuole, no? Il suo metodo, le sue scuole che sono ormai diffuse in tutto il mondo e che erano diffuse in tutto il mondo già con lei viva e con lei qui nel 39, nel 37, che scrive e parla pubblicamente, che è moltissimo conosciuta nel mondo, e lei appunto ci dice, noi abbiamo visto, non è che stiamo parlando in teoria, queste donne non parlano in teoria, parlano molto in pratica, abbiamo visto bambini che si trasformavano totalmente acquistando l'amore delle cose, mentre il senso dell'ordine, la disciplina, l'autocontrollo, guardate, ripetete queste parole qui, l'ordine, la disciplina, l'autocontrollo, a questo arriviamo, ma attraverso la libertà, non attraverso la repressione, attraverso la libertà arriviamo all'autocontrollo. Questa è la forza di Maria Montessori. Si sviluppavano in loro, ho finito, come espressione di una libertà perfetta.
li abbiamo veduti lavorare con costanza, potenziando nel lavoro le proprie energie. Quindi appunto c'è questa energia vitale che si esprime grazie a una libertà concessa. Ho finito. Da Educazione Pace, di Maria Montessori. La questione della pace non può essere considerata da un punto di vista negativo, come fa in genere la politica, nel senso di evitare le guerre e di risolvere così, senza violenza, i conflitti fra le nazioni. La pace ha in sé il concetto positivo di una riforma sociale costruttiva. Sarebbe necessaria un'organizzazione poderosa per comprendere ed organizzare gli avvenimenti sociali, per proporsi e perseguire dei fini collettivi, e così ordinare il progresso della civiltà. Esiste invece oggi solo un'organizzazione delle cose, non degli uomini. Solo l'ambiente è organizzato. I progressi tecnici hanno messo in moto una specie di meccanismo formidabile che si trascina dietro gli individui, attratti come polvere da una calamita. È evidente che i meccanismi non possono sospingere l'umanità verso il progresso, perché il progresso dipende dall'uomo. O le masse si organizzano e si impadroniscono del mondo meccanico, o il mondo meccanico distrugge l'umanità. Bisogna organizzare l'umanità perché la frontiera pronta a cedere e per cui entra il nemico, cioè la guerra, non è quella materiale delle nazioni, ma la impreparazione dell'uomo e l'isolamento dell'individuo. Bisogna svolgere la vita spirituale dell'uomo e organizzare poi l'umanità per la pace. L'armonia sociale pacifica deve avere una base unica e questa non può essere che l'uomo stesso. Questo è il compito dell'educazione. Alla nuova forma di civiltà deve corrispondere una nuova forma morale. È delittuosa l'educazione che reprime e respinge l'io morale, che mette ostacoli e barriere allo sviluppo dell'intelligenza e che condanna le grandi masse all'ignoranza. Mentre tutte le ricchezze vengono dal lavoro dell'uomo, è assurdo non considerare l'uomo stesso come ricchezza. Occorre cercare, coltivare, valorizzare, in modo che nulla vada perduto delle energie umane, né dell'intelligenza, né dello spirito creativo, né delle idee morali. Ora dunque, la questione della pace e della guerra non ha il suo punto centrale nella necessità di armare materialmente i popoli e di difendere poderosamente le frontiere tra le nazioni, perché la vera frontiera di difesa contro la guerra è l'uomo stesso, e dove l'uomo è socialmente disorganizzato e svalorizzato, fa breccia il nemico universale.